conclude questa sera il nostro ciclo di prima locale. Siamo felicissimi di avere tra noi ancora una volta Massimo Cacciari, il nostro ospite da sempre. Quindi ci lega non solo l'intelligenza della filosofia, ma anche un profondo affetto. Mi tolgo di mezzo subito e do la parola a Massimo Cacciari. Grazie. Il tema l'ho deciso con Fulvio di affrontare è di particolare complessità anche terminologica. Sapete che Heidegger amava anche una certa aura nella presentazione dei suoi scritti. E io cercherò di evitare per quanto possibile la seduzione e la fascinazione appunto terminologica che invece ha profondamente influenzato anche una certa vulgata heideggeriana in certe interpretazioni, soprattutto certe traduzioni di Heidegger che insistono fino alla parodia nel tentativo di rendere i neologismi o le stranezze della lingua tedesca di Heidegger. E tuttavia il tema è tale che occorrerà una certa attenzione per riuscire a seguirlo. E partirò da Heidegger, poi cercherò di usarlo anche per alcune considerazioni che fuoriescono dall'ambito specifico della sua interpretazione. Ma non c'è dubbio che il nesso filosofia-poesia svolga in Heidegger, soprattutto nel secondo cosiddetto Heidegger, dal 33 in poi, insomma, un ruolo fondamentale. Non c'è alcun dubbio che parlare in questo rapporto, come vedremo, è un po' parlare in generale della filosofia di Heidegger. Quindi a maggior ragione la difficoltà del tema. Proprio perché poi Heidegger ha quella fiducia che tutti sanno, insomma, no? Nella sapienza della parola e della parola tedesca in particolare, che lui ascolta come, a volte come tutt'uno con la parola greca, proprio per questo iniziamo con l'ascolto della parola che qui informa tutto il discorso di Heidegger, cioè la parola poesia in tedesco, perché su questa Heidegger gioca una roba seria, come sapete, più intensamente, cioè la parola dichtung, che noi traduciamo poesia, e vedremo come questa traduzione sia del tutto impropria rispetto a ciò che Heidegger intende con questo termine. Che cosa ci dice la sapienza di questa parola, dichtung? La radice è una radice ben nota, comune a tutti gli idiomi europei, deik. Deiknumi in greco vuol dire io mostro, io manifesto. Manifesto con l'indice, indicando. Manifesto indicando. Non è un manifestare qualsiasi, ma è un manifestare indicando, mostrando con l'indice. Ma la stessa radice deik, che in greco da deikimi, e cioè mostro, manifesto, indico, in latino da dicere, dire, che in tedesco si direbbe sagen. Dire in latino è sì un manifestare, un mostrare come il deikimi greco, ma nominando, non indicando, ma nominando, parlando. Questo significato di dicere risulta ancora più chiaro se noi pensiamo ad alcune espressioni che derivano da dicere, per esempio dedico, no? Dedico, rafforzativo di dicere, mostro solennemente, consacro, non dico soltanto ma dedico, dico in un senso più forte, solenne. Viceversa, abdico, no? Che vuol dire rifiuto di riconoscere, non mostro, oppure mi sottraggo all'essere visto,
abdicare, andarsene, non essere più mostrabile, non essere più visibile. Queste espressioni dedico, abdico, eccetera, che risuonano anche in italiano, rendono ancora più forte il significato di dicere, no? Il significato originario di dicere è molto affine a denigrare. Un mostrare sì con la parola, ma un mostrare appunto che può sia solennemente consacrare come ritirarsi dalla manifestazione. In parole come, in verbi come dedicare, abdicare, eccetera, è evidente la sfera sacrale di questo dicere. La sfera sacrale è la sfera del diritto, è proprio questa la sfera in cui la forza della radice di Deik risuona con più intensità. Dov'è che vediamo con chiarezza questa dimensione? Pensate a Iudex, no? Il giudice, colui che dice, che mostra, che dice, che dimostra, che fa valere il lo ius. In giudice questo dire, il dire del giudice assume quasi qualcosa di inappellabile, ma inappellabile perché si connette, oltre a quello che noi chiameremo il diritto positivo, alla stessa dike, stessa radice, dekmi, dike grec, cioè. E questa è la relazione essenziale che già ci avvicina alla sfera di pensiero, poi anche che abbiamo. Dike è la manifestazione, cos'è dike? Cosa significa dike? Dike è il manifestarsi, mostrarsi, manifestarsi di un ordine che informa di sé o dovrebbe informare di sé ogni disposizione giuridica, ogni disposizione politica, no? Il nesso tra dike come ordine, diciamo, cosmico e la legge, il nomos, come risuona in Eraclito, e da Eraclito in poi lungo tutta la nostra cultura, la nostra tradizione. Il problema, noi diremmo, il problema del rapporto tra diritto e giustizia, no? Continuamente ripetiamo questo problema, no? Ritorna incessantemente, no? Il problema del diritto e giustizia per noi. E non c'è dubbio che tutta la tematica del diritto naturale, dei diritti umani, eccetera, eccetera, sono tutte forme secolarizzate del tema della dike e del rapporto tra un ordine di carattere cosmico, potremmo dire, no? E il diritto positivo che deve valere e cui obbedire nella polis, nell'ordine politico-giuridico propriamente inteso. Ecco, ma nessun ordine, se abbiamo seguito fin qui il discorso, nessun ordine, nessun dispositivo politico-giuridico potrà mai essere tale da esaurire in sé o da mostrare pienamente in sé, da sé, dike. Qui già subentra appunto un'idea di differenza e che va tenuta ben presente per tutto il discorso che svilupperemo. Potremmo già dire proprio così: ogni disposizione giuridico-politica può solo compiere, rappresentare una, termine heideggeriano, una Erläuterung di dike, una illustrazione, una interpretazione della dike, ma mai esprimerla pienamente, mai essere una Erklärung, distinzione fondamentale in Heidegger, no? Erläuterung, no? Sono quelle che Heidegger fa di Hölderlin, non Erklärung. Non ci potrà mai essere un Erklärung, una piena illuminazione della dike, di ciò che si mostra come ordine cosmico, meta politico, meta giuridico, meta etico, ma soltanto una interpretazione, un'illustrazione, una approssimazione, altro termine, una Annäherung, altro termine che ritorna spesso in Heidegger. Un avvicinamento, l'Erläuterung è un avvicinamento a ciò che viene detto nella dike e vedremo nella Dichtung, ciò che viene, che la poesia dice in quanto Dichtung, o di ciò che appunto giustizia dice in quanto dike. Ogni dispositivo
dispositivo tecnico, giuridico, politico, eccetera, eccetera, ogni interpretazione sarà solo un tentativo di far luce erlogium, mai una, ecco, una spiegazione esaustiva, completa, compiuta. Dictare, da cui dictung, compreso quindi la famiglia linguistica in cui ci stiamo muovendo e che bisogna sempre avere nell'orecchio, dictare è una forma del dire, del dicere. Quale? È un intensivo di dico, un intensivo, una forma intensiva di dicere. In essa si mantiene inalterato il senso originario della del manifestare, della manifestazione, ma si enfatizza che cosa nel dictare, così come risuona nel senso latino. Cosa avviene rispetto a dicere nel dictare? Il senso del manifestarsi con la parola è uguale, ma si enfatizza il manifestarsi, il manifestare qualcosa con forza ad altri, no? Come quando noi diciamo dettare, no? Io non detto mai a me stesso, detto a te. Si manifesta questo elemento con forza, un indirizzarsi ad altri. Io dico, attenzione, ad alta voce nel dictare, io dico ad alta voce affinché altri ripetano seguendomi. Questa è la forma del dictare. Io dico ad alta voce affinché altri mi seguono ripetendo ciò che io ho detto. Dictato, viene da dictare. Chi è il dictato? Chi è il dictato? Che appunto i latini spiegavano come verbo a dictando, che viene dal dictare. Chi è il dictato? È colui che dice forte, dice ad alta voce, dice, e il suo editto, dice di nuovo, pronumine sempre osservatum. Spiegano così grammatici latini, no? È colui che detta, dice, ad alta voce, indirizzato ad altri, e ciò che dice, il suo editto, è osservato come qualcosa di divino. Questo è il dictare latino. Quindi vedete, questo ha nell'orecchio Heidegger quando parla di dictung. Tutti questi significati, tutta questa famiglia di termini risuonano, ecco, quando lui scava nella sapienza della parola per tentare di erläutern, di illustrare il senso della dictung. Per i medievali così anche Dio poteva essere detto sommo dictato, no? Dio poteva essere detto sommo dictato. Gli uomini devono infatti, cosa devono fare? Assolutamente uniformarsi, come io sotto dettatura, assolutamente uniformarsi al suo detto. Devono tentare di ripeterlo perfettamente, senza errore. E infine Dante, da cui deriva poi tutta la sequela che conduce fino a Heidegger, i dictatores illustri, che sono i poeti, precisamente i trovatori. Coloro che dicono a voce alta, cantano, il canto, c'è un termine che continuamente ritorna in Heidegger, il canto, la dictum implica il canto, dictum o canto, dictatori illustri sono i trovatori per Dante, cioè coloro che cantano secondo forme, attenzione anche qui, che rendono possibile il ripetere. E per quando io ho detto, non posso dire semplicemente, c'è anche una forma del dire nel dettaglio, no? Perché devo permettere che l'altro a cui mi indirizzo possa ripetere, quindi deve essere un modo particolare di parlare, di dire il dettaglio, perché implica che io mi indirizzo ad un altro e che quell'altro possa ripetere ciò che io dico. E quindi i dictatori illustri sono coloro che dicono, cantano, secondo forme che rendano possibile ripetere. E qui dire manifesta qualcosa
questo è chiarissimo in Dante, per lui per primo ovviamente, che manifesta qualcosa nella forma che ho detto, ma che manifesti qualcosa che può essere considerato divino, pro lumine, divina commedia. E se no non sei un dictato illustris. Se detti semplicemente, devi dire secondo forme che permettano di ripetere, dire ad alta voce, cantare, in modo che l'altro possa seguirti e ripeterti, ma poi il contenuto, diremo noi molto banalmente, perché non c'è nessuna differenza in questo caso tra forma e contenuto, come mai nella poesia, deve essere osservato, deve essere indicabile come qualcosa di divino. Bene, questa è la famiglia, però credo utile, perché sennò su sta dictum, sta roba qua, aula. Invece qui c'è una sapienza della parola che può essere etimologicamente indagata, illustrata, con precisione. Heidegger omette tutta questa spiegazione, che è giusto introdurla per capire che non è soltanto auratico il suo dire, no? o così a volte anche fastidiosamente profetizzante, ha la base una sapienza, una ricerca sapiente dell'etimo, come il greco intendeva nel termine etimo, significa vero, anche al di là della radice propriamente linguistica della parola. Ora, per Heidegger questo dire che è il dictare, questo dire nella lingua tedesca significa poetare, ma anche in Dante dictatum illustris era il poeta, il trovatore. A volte commenterò così tra parentesi tutti gli ascendenti del discorso heideggeriano, alcuni consapevoli, Heidegger, altri del tutto inconsapevoli, perché secondo me è uno dei limiti più forti del discorso heideggeriano, la sua totale ignoranza della filosofia italiana, della tradizione filosofica italiana. Ignoranza di cui Heidegger è anche consapevole, perché mi ricordo che anni fa, parlando con Cesare Luporini, appunto, che aveva avuto la fortuna e sfortuna di assistere alle lezioni di Heidegger proprio nel periodo in cui Heidegger assunse il rettorato di Freiburg, Luporini raccontava appunto lo shock che ebbe ascoltando, insomma, stando lì a Freiburg nel momento in cui Heidegger pronunciò il famoso discorso del rettorato, e Luporini poi se ne andò da Freiburg dopo quel discorso di Heidegger, aveva cominciato a seguirlo eccetera eccetera, e Heidegger gli aveva proposto di tenere dei seminari, dei corsi sul pensiero italiano, che lui ignorava, tanto per vedere l'indice dei nomi, ignorava. Ed è un limite molto grave, a mio avviso, anche perché ritengo sempre più, invecchiando, dopo essere stato esterofilo fino al midollo da giovane, che il pensiero italiano abbia qualcosa di essenziale da dire alla contemporaneità. E indicherò alcuni punti proprio di potenza. Allora, per Heidegger, appunto, questo dire dictare, che nella lingua tedesca significa poetare. Cosa significa però? Questo dictare per Heidegger è originario sia della poesia, e lui qui in questo caso impiega il termine poesia, il nostro, che della filosofia. Cioè la Dichtung è propriamente l'essenza nascosta, aggiunge Heidegger, sia del pensare che del cantare. Questo è un punto essenziale da comprendere, perché se non si comprende si travisa tutto il pensiero di Heidegger a questo proposito. È essenziale comprendere, cioè, che l'essenza della filosofia stessa può essere interrogata solo nella relazione tra pensiero e poesia, perché tale relazione è la dictum. Cioè la dictum è l'essenza nascosta originaria sia del pensare che del cantare. Non è semplicemente il cantare, non è semplicemente la poesia come poesia, ma per quello
riflettere sulla dictum è essenziale per la filosofia, perché si tratta per la filosofia, riflettendo sulla dictum, di riflettere sulla sua stessa essenza, che è un rapporto originario con la poesia e col canto. Nella dictum, dice Heidegger, si fondano pensiero e canto. La dictum non è né pensiero né canto, ma è il loro rapporto, il loro gioco, il loro xinon, il loro comune, dove comune va inteso in senso proprio comune, cioè quel ciò che non appartiene né all'uno né all'altro, ciò che non è proprio né dell'uno né dell'altro. Questo è importantissimo da tenere fermo, questa idea, cioè della dictum come ciò che aggioga originariamente poesia e filosofia, il loro rapporto. Altrimenti si fraintende completamente il pensiero heideggeriano se si intende la dictum soltanto come una, e la ricerca di Heidegger sulla dictum come una anelante nostalgia del filosofo per la poesia. Non c'è niente di questo aspetto così, come dire, tardo e romantico, e spuriamente anche romantico. Ci insisto su questo perché quasi sempre viene equivocato così, viene parafrasato così, perché la maledizione del discorsi sulla dictum in Heidegger è che quasi sempre si tratta di testi parafrasi, che cercano di fare il verso anche agli aspetti oscuri del linguaggio della terminologia greca. Dunque, dictum non è propriamente nessun poetare, nessuna poesia è dictum, ma ogni poesia fa, richiama, facendo, indica quel medesimo di pensiero e di canto che la dictum è. Questo è il problema. La dictum, propriamente, non è mai questa determinata composizione. Non potrei mai dire questa è una dictum. Non si dà mai come questo poema, questa cosa fatta, poiesis, poema, questa cosa determinata fatta. Sia poesia che filosofia provengono dalla dictum e sono in questa comune arché, e sono da questa comune arché, da questa origine, comandati arché, no? Significato greco di arché. Origine, ma un'origine che comanda, un'origine che destina sempre, no? Non un'origine cronologica che resta lì, un'origine che informa continuamente, in ogni momento, il divenire successivo. E sono da questa comune arché, appunto, indirizzati, direi proprio indicati. Cioè la loro storia è segnata dalla dictum, la storia di filosofia e poesia è segnata dalla dictum. Che cosa significa questo? In che termini dobbiamo pensare questo appunto al di fuori delle mitologie? In che termini? La dictum è l'unità. Heidegger pensa la dictum come l'unità originaria del dire che canta trattino che pensa, il dire originario, che è insieme ancora l'unione, il gioco, l'oxinon, il comune di canto e pensiero, è la dictum. È la lingua di questa unità la dictum, la lingua di un'unità originaria del dire che canta e del dire che pensa, che rimangono due, ma indistinguibili nel loro essere comune. La lingua di questa unità è questa archilingua, diciamo, la dictum. La dictum è propriamente questa archilingua, questa lingua del dire che canta, del dire che pensa, che comanda la Geschichte, il destino successivo. Che cosa dice questa archilingua, che è la dictum? Dice l'esserci nel suo esporsi al mondo. È la lingua che si appropria dell'esserci,
non la lingua fatta poiesis, questa lingua, questo artificio che rimane da questa determinata poesia, che è un artificio, arte. La parola latina che traduce appunto poiesis, e la traduce bene, perché indica come poiesis indica il fare, poiei, così l'arte indica la forma specifica del fare, che è un connettere, un congiungere, determinato, che si distingue storicamente, formalmente storicamente. Ecco, invece l'archilingua che della dictum, come la pensa Heidegger, non è la lingua fatta, costruita di questa poesia, di questa poiesis, ma è la lingua non fatta dall'esserci, non fatta da nessun poietes, da nessun artista, ma che ha l'esserci. L'esserci la abita, l'esserci è nella lingua, è posseduto da questa archilingua. Nella dictum ciò si manifesta, che il linguaggio ha l'uomo. E solo in questo senso, solo perché il linguaggio ha l'uomo, solo in questo senso l'uomo è l'animale che può disporre della parola. La dictum, allora, come la pensa Heidegger, è l'evento, ma l'evento non traduce l'ereignis. Questo qui è molto importante anche qui intenderci, perché nelle traduzioni quasi sempre ereignis viene tradotto evento. L'ereignis è il termine chiave di Heidegger a partire dagli anni 30. Un grande trattato sistematico che lui immaginava di poter compiere, non ha mai compiuto, avrebbe dovuto intitolarsi sostanzialmente appunto Beiträge, i contributi alla filosofia, von Ereignis, intorno all'Ereignis. Noi lo traduciamo evento, ma evento non dà l'idea. E proprio la riflessione sulla dictum indica precisamente che cosa Heidegger avesse in mente con Ereignis. La dictum è l'appropriarsi da parte dell'essere attraverso il linguaggio dell'esserci. Questo è l'evento chiave. Possiamo dire anche evento, ma comprendendo bene che non è un evento che ha caratteristiche temporali, perché quando vuole indicare questo l'accadere, Heidegger non impiega il termine Heidegger, interviene il termine banale di geschehen, per indicare i composti vari, per indicare l'accadere. No, l'Ereignis è l'evento fondamentale originario che la dictum manifesta, indica, dice la dictum, dictum come archilingua, l'evento originario in base al quale accade l'appropriarsi reciproco di linguaggio e esserci. Questo è il significato filosofico di dictum. Per questo Heidegger dice che per pensare la filosofia occorre pensare la dictum. Non dice in modo, appunto, ripeto, banalmente romantico, che il filosofo deve innamorarsi della poesia. Cioè, il filosofo va in cerca, ricerca di illustrare Erleutico con questa archilingua che lui chiama, Heidegger chiama dictum, che non è propriamente nessun canto specifico e nessun pensiero specifico, ma è l'evento, e Ragnis, ho spiegato in che termini, no? L'evento dell'appropriarsi di linguaggio e esserci, o meglio ancora, quell'evento in base al quale il linguaggio ha l'uomo. Questo è fondamentale tenerlo presente, perché poi quando vedremo appunto che la dictum propriamente gli mostra come noi non abbiamo a disposizione il linguaggio, ma tutto questo ragionamento che andremo a fare ha questo presupposto sistematico, per così dire. Allora è chiaro che nessuna poesia, come nessuna forma di pensiero, potranno mai manifestare tale Ereignis. Il discorso che abbiamo fatto prima per la dice, nessuno potrà manifestare nel senso della Erklärung questo Ereignis. Rimane l'essenza nascosta di ogni canto e di ogni pensiero. Ma nessuna poesia e nessun pensiero specificatamente, nessuna forma discorsiva specifica potranno mai essere, cioè potranno mai manifestare pienamente e compiutamente quell'evento.
potranno ricordarlo. Il grande commento a Andenken di Hölderlin da parte di altri, potranno ricordarlo, sarà un Denken a, cioè potranno risalire, ricordare l'archè che, da cui sono informati, ma mai disvelarlo. Ma, attenzione, se non sapranno, se ogni poesia e ogni forma del pensare non sapranno mostrare, dictare, dicere, non potranno mostrare, non potranno fare mostrare che fanno, che indicano quell'archè, quell'archilingua, cioè se non sapranno mostrare, indicare la loro relazione con questo rapporto originario tra il dire che canta e il dire che pensa, non saranno né poesia né pensiero. Cosa saranno? Saranno prosa e metafisica. La prosa e la metafisica sono quella, virgolette, poesia e quel, virgolette, pensiero che non sanno, che hanno dimenticato, che non sanno ricordare la loro relazione con quella archilingua che la dictum è. Nessuna poesia e nessun pensiero saranno il clerum di quella archilingua, ma se non sanno in qualche modo farne cenno, diventeranno prosa e metafisica. Prosa, cosa vuol dire prosa? È l'oblio del dictare. Prosa, qual è l'origine? Cosa vuol dire prosa? È l'oratio proversa, non la prosa. Proversa. Che vuol dire? La prosa è il dire gettato nel discorrere, proverso, nel discorrere. È la negazione del verso. La prosa è la negazione del verso. Il verso cos'è? Ciò che ritorna, il ricorrente, il verso. E cioè quindi è il mostrarsi della fatica, dello streben, al ricordare. E la poesia esige proprio questo, esige che di essere ricordata, di essere appresa, la prendre par cœur, ricordata. Cioè una dei segni, apro parentesi, uno dei segni più nefasti della, appunto, l'esempio più tipico che noi abbiamo obliato totalmente questa dimensione è il fatto che guai a imparare a memoria oggi a scuola. La poesia va imparata a memoria. Va imparata a memoria. Se non impari a memoria la poesia, non capisci questa distinzione fondamentale tra la prosa. La prosa non va imparata a memoria. La poesia va imparata a memoria. Perché il verso contro il proverso della prosa. La poesia va appresa dal cuore e tenuta a cuore, retenir par cœur. La memoria, c'è una pagina molto bella di Derrida a questo proposito che comprende perfettamente questo punto dell'indagine di Heidegger sulla Dichtung. E la metafisica? La metafisica è l'oblio della verità. Della verità come disvelatezza che salva in sé l'occulto Wahren, Wahrheit, che Heidegger interpreta così il termine Wahrheit, no? Wahren, prima parte, come il conservare, il custodire in sé l'occulto, l'occulto, cioè ciò che mai può essere totalmente disvelato, perché la dictum mai potrà essere oggetto di un erklären, di una spiegazione esaustiva, compiuta. La metafisica oblia questo, come la prosa è oblio del dictare, così la metafisica è oblio della verità come disvelatezza che salva in sé vare l'occulto. In questo senso specifico, che salva in sé la filosofia, la vera filosofia, il vero pensiero, salva in sé il pensiero, diciamo meglio, perché ormai filosofia a un certo momento per Heidegger diventa equivalente a metafisica. Quindi diciamo il pensiero che salva in sé la dictum nella sua originalità, cioè quel pensiero che sa, che ricorda costantemente l'origine, l'archilingua. L'archilingua.
Non vi viene in mente nessun italiano a questo proposito? È Vico. È Vico. È assolutamente prima della filosofia, no? La boria dei filosofi, che credono di poter svolgere il loro discorso in termini autoreferenziali, ma dimenticano che prima di loro c'è appunto un'archilingua, o prima ancora i bestioni. E se dimentichi questo, dimentichi la tua archè, non dimentichi una cosa qualsiasi, dimentichi la tua archè. Nella tua lingua dimentichi l'archilingua che continua a informarti e che può ogni volta ritornare, ripeterti. Allora, facciamo il primo punto di queste riflessioni. Nessuna idea in Heidegger della poesia come compimento del pensare, il pensare che riesce nella poesia, che cessa di essere pensare e diventiamo tutti poeti, Nulla di tutto ciò. La dictum è l'intimo colloquio di canto e pensiero, ma propriamente tale intimo colloquio è destinato a sfuggire sia dalla forma poetica determinata che da quella del pensiero determinato. E tuttavia una poesia, l'infinito, quello che volete, insomma, una poesia, la Divina Commedia, il canto, Scipano, quello che volete, tuttavia poesia può essere detta dictum soltanto nella misura in cui il suo canto sia verso la dictum propriamente intesa, in cui il suo canto si converta alla dictum. Meglio ancora, ne riveli, perché disvelo, non è possibile, ne riveli l'essenzialità. E la filosofia è tale, e non è metafisica, è pensiero, e cessa di essere filosofia trattino metafisica, nella misura in cui sappia indicare, far memoria dell'originario gespräch, dell'originario colloquio tra canto e pensiero. Non si darà mai dictum in sé, non sarai mai di fronte ad un oggetto determinato che puoi dire è una dictum. Questo è anche il senso dell'interpretazione di Heidegger. Heidegger è colui che ha indicato la dictum, ha indicato il problema della dictum. L'interpretazione della dictum di Heidegger, più che altro l'interpretazione di Heidegger come il cantore della dictum. Il cantore, il verso della dictum. E allora non si darà mai dictum in sé, ma da essa, dalla dictum, si dà pensiero poetante e poesia pensante. Il termine poesia pensante è nicciano. Molte delle cose che sto raccogliendo derivano anche dall'enorme libro di Heidegger, secondo me il suo capolavoro dopo essere il tempo, che è il Nietzsche pubblicato nel 60. Libro straordinario e poderoso. Molte delle riflessioni di Heidegger intorno alla poesia derivano anche dalla riflessione intorno, diciamo così, all'estetica di Nietzsche. Ecco, dalla dictum, mai oggetto di Erclero, derivano pensiero poetante, il pensiero che fa oggetto, che si dà come problema suo essenziale, quell'archilingua che è la dictum, e poesia pensante, quella poesia che in sé pensa il problema dell'archilingua della dictum. Per Heidegger lo straordinario è Heidegger, perché in Heidegger vive in qualche modo insieme pensiero poetante e poesia pensante. Ma appunto, se noi riflettiamo su questo, comprendiamo che anche per Heidegger poi non ci possa essere nessuna poesia pura. Questo è molto importante, no? questo aspetto della riflessione sulla dictum in Heidegger, no? Credo che occorra riprenderlo, perché se noi lo svolgiamo come cerco di svolgerlo io, allora siamo sempre di fronte ad un ibrido, ad una contaminazione. L'idea della poesia pura, no? quanto povera, quanto astratta, quanto è così come di un pensiero che possa essere pensiero tutto formalizzato e che possa fare a meno di svolgersi per immagini, per figure,
ogni pensiero in qualche modo è poetante, ogni poesia è pensante, e di volta in volta occorre determinare le forme di questo ibrido, di questa contaminarsi alla luce della dictum, perché altrimenti diventa appunto minaccia di cadere in cattivo pensiero, cattiva letteratura. Vi è una tensione appunto in questo colloquio, no? È una tensione dalla poesia attraverso il pensiero alla dictum e dal pensiero riflettendo sulla poesia alla dictum ancora. Un equilibrio difficile, mai perfetto, diceva Coleridge a proposito proprio del metro e dell'importanza del metro. Una benefica lotta il metro, una benefica lotta. Dunque, dictum è un rapporto. Questa è la è un rapporto, non è questa cosa qui, è un rapporto. Quindi nessuna mitizzazione della dictum. Dobbiamo pensare a un rapporto originario, un'originaria dualità di inseparabili, come abbiamo visto. E quindi il loro stesso progressivo distinguersi, che per Heidegger è, attenzione, il destino della nostra cultura, il progressivo separarsi, la progressiva impotenza a ricordare questo gioco originario, per Heidegger certamente è un destino. Ma lo stesso progressivo distinguersi di queste due dimensioni è reso possibile dal fatto che c'era questa comunanza, se no non si potrebbe nemmeno parlare di distinzione. Noi possiamo renderci conto, pensare la distinzione e poi aggettivarla come vogliamo, ma non importa, diventa questione di gusto, può piacere o non piacere, ma non importa. Possiamo pensare il distinguersi di poesia e pensiero soltanto alla luce del loro colloquio originario. In quel colloquio canto e pensiero non sono lo stesso mai, mai, ma si coappartengono, cioè nella dictum rimane pensiero e canto, ma rimangono nel loro coappartenersi. Accade, e Ragnis, il loro coappartenersi, ma rimangono due. Non è un uno che si sdoppia poi, è chiaro? Cioè, il pensiero di Heidegger, non c'è un'unità originaria che chiamiamo dictum che poi si sdoppia misteriosamente, come il problema neoplatonico di come dall'uno i molti. Non è così. Originariamente c'è pensiero e canto, nel loro coappartenersi, ma si appartengono i due. E questo rende possibile poi il loro separarsi. Perché originariamente non c'è uno, allora mistero, com'è che uno si doppia, com'è che dall'uno i molti, no? Heidegger non pensa assolutamente in questi termini neoplatonici. La sua è proprio una filosofia che contraddice ogni possibilità enologica. Cioè questo l'Erasmus non è l'unità originaria di pensiero e canto, è il colloquio originario di pensiero e canto, a cui nelle loro forme specifiche tendono sia pensiero che canto, poiché all'origine vi è questo colloquio, il colloquio può in ogni momento venir meno, e per questo è sommamente pericoloso, no? Il colloquio, come dice Heidegger proprio commentando Hegel, è sommamente pericoloso perché nel colloquio implicita sempre in ogni momento la possibilità che il colloquio cessi. Non del fraintendersi soltanto, ma proprio che cessi il colloquio, che venga meno il colloquio. Allora il poeta come lo intendiamo noi, quello che scrive poesie, il poeta è colui che vuole, è un eros in questo, no? La dictum, vuole la dictum, che vuole volontà, qui il libro su Nietzsche, l'arte come volontà. L'analisi che Heidegger compie delle riflessioni iniziali sull'arte, appunto tutta la luce della volontà come essenza dell'essere, che vuole essere dictum, è una volontà di arte che per Heidegger in Nietzsche
gli viene la espressione somma della volontà di potenza. Ma perciò, e qui non so quanto Heidegger abbia tratto questa conseguenza, ma avrebbe dovuto o dovrebbe trarla, punto da discutere, se questa interpretazione che vado svolgendo è fondata, allora il poeta può essere soltanto colui che vuole essere dictum, volontà di potenza. Ma perciò bisogna ammettere che il poeta è colui che soffre massimamente dell'assenza della dictum, e cioè che il poeta è la più impoetica delle creature. Vuole dictum proprio perché non è dicter. E chi ha detto questo? Uno dei più grandi poeti che hanno riflettuto sul, hanno pensato l'essenza della dictum, cioè Keats, che dice appunto che il poeta, Keats, anche gli inglesi non sono certamente al centro della riflessione di Heidegger. È la conseguenza inevitabile. Il poeta, che è colui che esplicitamente mostra, dice, di dictare, dice di voler essere dictum, di voler attingere, di voler ricordare, andenken, quel gioco originario che è la dictum, quel colloquio originario che è la dictum, proprio perché vuole questo, e la sua è volontà di potere rappresentare, mostrare la dictum, è la più impoetica delle creature. Soffre nell'essere la più impoetica delle creature, perché è quella che avverte la distanza dalla dictum, che nel discorso normale, nella prosa normale, nessuno avverte mai. A mio avviso Heidegger avrebbe dovuto, proprio a questo punto della sua riflessione, proprio svolgere un'ermeneutica più attenta e di Hölderlin, perché Hölderlin non è, io tanti anni fa mi sono soffermato su questi limiti delle interpretazioni di Heidegger dei poeti, sono tutti alla luce di una, sono tutti letti alla luce di una, di un indicare la dictum, certo, senza nessuna particolare, di un indicare la dictum, ma in quello indicare la dictum giungono, come dire, ha un'opera soddisfatta, indicano la dictum, certo, non la comprendono la dictum, e tuttavia il dicter per Heidegger, a mio avviso, rimane colui che non soffre, cioè l'accento non è posto sulla sofferenza del poeta. Hölderlin, Keats, ma anche Trach, ma lo stesso Rilke, sulla sofferenza dell'essere, che per questo loro volere manifestano, mostrano l'impoeticità di questo abitare, di questa vita. Un dichterisch, buone per me. Questo mostra la poesia, la lirica contemporanea, l'elegia contemporanea. Questo mi avviso mostra. A questa conclusione della sua esegesi, Heidegger non giunge. L'oggi è impoetico per la poesia che Heidegger, per la stessa poesia che Heidegger ama. Anche se nessuno dei poeti che Heidegger ama ha così esplicitamente tratto le conseguenze di questa Erläuterung come, a mio avviso, le ha tratte Keats nelle sue riflessioni sulla poesia. Cioè, può spiegarmi, se mi riesce, un po' meglio. Il poeta moderno è davvero solo domanda, è ecstasis, cioè sta fuori costantemente, ma nel senso certo come brezza, come volontà di produrre, come esaltazione anche della dimensione propriamente poetica, l'artificio, il miglior fabbro di cui parla anche Pound, no? Ma tutto ciò appunto nella consapevolezza dolorosa che lui ha di essere
suprema finzione, per dirla con un grande poeta americano, Stevens, no? Suprema finzione. L'elemento finzionale, l'elemento artificiale non gioca un ruolo centrale nell'interpretazione di Heidegger. Heidegger lo vede soltanto alla luce della volontà di potenza dell'arte, della volontà di arte come somma volontà di potenza, ma poi quando analizza le poesie alla luce della dictum, questo elemento che io definirei propriamente tragico della lirica, dell'elegia contemporanea, a mio avviso viene per tutto. Questa dimensione per cui la poesia è forma del distacco dalla dictum, è un ricordare la dictum che mette in mostra costantemente il distacco dalla dictum, mette in mostra costantemente l'undictus del nostro abitare. E questo forse è proprio il timbro, il tono fondamentale della grande lirica contemporanea. E non a caso Heidegger, vedete, non analizza nessuno dei grandi della poesia contemporanea. Sì, certo, Rilke, Trapp, certo. Però i novatores del linguaggio, i Beckett, i Joyce, i Kafka, i Musil, sono assenti. E questo è veramente indicativo. Così come assente un altro, Shakespeare. Cioè il linguaggio che in Beckett, secondo me è l'autore decisivo per capire il destino dell'arte, no? Quando dice, noi dobbiamo usare i mezzi della impotenza, il rovesciamento dell'arte come volontà di potenza. Heidegger è fermo a quello schema. È una geniale reinterpretazione di tutta la riflessione nietzschiana sull'arte, oltre quella. Specifica appunto in termini niente affatto da cattiva letteratura o da mitologie profetizzanti l'essenza della dictum, e tuttavia appunto quando prendi in esame la poesia nella sua concretezza, no? Nella sua vivacità, la poesia per lui è quella ancora che poi alla fine giunge alla grande forza. Georgi, Rilke stesso, già con Trakl fatica tremendamente la sua interpretazione, Hölderlin è davvero pensiero portante nella sua interpretazione, ma il timbro, l'accento cade essenzialmente sul pensiero e non ne viene vista l'affinità proprio spirituale con l'altro grande inglese che è Keats. Ed è molto indicativa l'assenza di Shakespeare. È un gusto, è semplicemente indice di un gusto che, a mio avviso è proprio il fatto che non si giunge alla conclusione ultima di quella che era l'istanza fondamentale anche della sua riflessione. Per lui alla fine, per Heidegger alla fine conta soltanto quella parola che esplicitamente intende ricordare la dictum come colloquio originario di pensare e di canto. Ma la parola che testimonia e che mostra il fallimento, il naufragio di questo tentativo, quella parola, Beckett, quella parola non è ascoltabile dal secondo l'ottica appunto di Heidegger, mentre secondo me lo sarebbe secondo l'ottica della grande estetica di Hegel. Bisogna tornare a Hegel oltre a Heidegger, qui non abbiamo un tempo, ma insomma ha una riflessione accurata, attenta di ciò che per Hegel è il significato della famosa virgolette morte dell'arte. Per Heidegger conta la poesia nella quale sia in gioco lui, in cui lui possa indicare la Wahrheit, no, la verità, come ciò che custodisce e laddove la poesia invece mostra di non poter più custodire l'impotenza, i mezzi dell'impotenza con cui dobbiamo operare, dice Beckett dopo Joyce, e lì la sua interpretazione cade.
cioè la sua interpretazione della poesia non ha gli strumenti fondamentali per interpretare una poesia dell'impotenza. Questa è la mia idea, naturalmente, tutta da discutere nella verità. Non ha i mezzi per indicare come il linguaggio dell'uomo contemporaneo sia un bene perduto. Non ha i mezzi per indicare il rapporto non tanto tra il linguaggio della poesia e quella dictum che non potrà mai essere perfettamente disvelata, che quindi ha in sé sempre una dimensione del silenzio, custodisce anche il silenzio, si custodisce anche il silenzio, no? Perché quella dimensione originale non potrà mai essere detta integralmente. Quindi certo che anche in Heidegger la poesia, il dicere è connesso intimamente al silenzio, ma e questo lo può dire la sua interpretazione, ma ciò che non può dire la sua interpretazione è il silenzio successivo, per così dire, no? Non il silenzio originario che fa tutt'uno con lo stesso dire, che è elemento del dire, come la pausa è elemento della musica, no? Ma il giungere al silenzio, il farsi silenzio della poesia. Zelan, quel destino, quella geschichte della poesia, per cui riesce nel silenzio, quello non può essere, a mio avviso, illustrato. Questo sommo pericolo non può essere illustrato. Per Heidegger il sommo pericolo è soltanto quello che il colloquio finisca. Ma cosa significa che il colloquio finisce? La possibilità che il colloquio finisce. Pericolo vero del colloquio, appunto il suo farsi silenzio, non il silenzio che è intimamente connesso al colloquio, perché un colloquio deve presupporre il silenzio, esattamente come la pausa, come la musica presuppone la pausa, è evidente, per colloquiare mentre tu parli io taccio. Ma è il silenzio ultimo il grande pericolo del colloquio, e la poesia che indica non la dictum originaria ma la dictum che riesce nel silenzio, questo che è il lato tragico della poesia contemporanea, non può essere un verso autenticamente ascoltabile da Heidegger. E tuttavia nel discorso di Heidegger una cosa è rimane assolutamente fondamentale, che è implicito in tutto quanto abbiamo detto, cioè che questo rapporto tra poesia e dichtung, termine che abbiamo detto, ci comunica, e questo è l'elemento fondamentale su cui Heidegger continuamente ritorna, ci comunica questo, ci comunica che la parola, che la parola che la poesia dice verso la dictum, non è al servizio di idee, di visioni del mondo, di ideologie. Per il pittore, dice Heidegger, come per il poeta, non vi sono mezzi. Il colore è colore, la parola è parola. Non sono impiegabili per altro, non sono occupabili da altro. La poesia questo vuol far sentire, sapere, gustare, attraverso appunto la tua appartenenza nel suo dictare di pathos e di logos. Questo vuol far sentire, che la parola, come per il pittore il colore, non è un mezzo, che noi vi apparteniamo, non che loro sono cose a nostra disposizione, che noi vi apparteniamo e apparteniamo a quella archilingua che le sostiene e che come tale non potrà mai essere detta integralmente e esaustivamente. Questo è il punto fondamentale su cui Heidegger costantemente ritorna ed è quello che dobbiamo tenere fermo. Ma non è in questo
facciamo un ultimo passo da Heidegger, forse anche un po' oltre, ma non è che in tutto questo discorso che noi abbiamo cercato di tracciare anche praticamente, se mi è riuscito in parte, la filosofia, e a volte questo sospetto viene, no? Leggendo i testi di Heidegger dedicati al tema, sono praticamente tutti, ripeto, dagli anni 30 in poi, non è che la filosofia si faccia, che il pensiero filosofico, diciamo meglio, si faccia illustrazione per Erläuterung del significato della Dichtung, per cui viene meno poi alla fine ogni vera differenza tra pensare e pensare la Dichtung. La filosofia, il pensiero filosofico, abbiamo detto, non è Dichtung perché è interrogazione della sua parola. Dice Heidegger, non è la parola della Dichtung, il pensiero filosofico, però è Antwort, è, diciamo, la parola che risponde alla chiamata, al Wort che la Dichtung esprime, mostra. Quindi dice Heidegger, la differenza sarebbe in questo, che il poeta è la parola che indica la dimensione della Dichtung. Mentre il filosofo è Antwort a questa parola. Spiega Erläuterung, questo indicare da parte della poesia la dimensione della Dichtung. Ma è sufficiente questo per stabilire la differenza che va tenuta ferma anche, anche per la considerazione di Heidegger, va tenuta ferma la differenza. E qui i poeti possono aiutarci a comprendere forse più del filosofo. Io mi avvalerei di un grande saggio di Valéry, di Paul Valéry, dedicato proprio al tema del rapporto, della differenza tra pensiero e canto. Dice Valéry, grosso modo, è un bellissimo saggio anche dal punto di vista letterario, io lo sintetizzo in micro concetti. Dice Valéry, il procedere della poesia è infinito, cioè nel senso che non si esaurisce mai nell'effetto. Per sua natura non perviene mai ad alcuna comprensione univoca. Rimanda ad una dimensione che lui chiama anarchica della lettura. Espressione che non sarebbe affatto piaciuta chiaramente a Heidegger. Ma perché questo? Perché il dire della poesia, questo dictare, che ossessione Heidegger, il dire della poesia si incarna sempre in un suono, in una voce, il dire ad alta voce, il canto. Ma non solo, si incarna in corpi, in movimenti, in danze. La poesia, dice Valéry, risensibilizza il pensare. È una cosa analoga, dice Zeman, la poesia è il luogo dove la lingua prende voce, si sensibilizza in una voce, in un movimento, in un tono, in un timbro, canta, dico, la prima parola, la prima espressione, il primo linguaggio, canta. La filosofia invece, il pensiero filosofico, comunque muove alla comprensione di sé. Anche quando parla della Dichtung muove la comprensione di sé. Adesso che vi sto parlando della Dichtung, io vorrei cercare di arrivare ad una comprensione univoca del mio dire. Non vorrei affatto che il mio dire rimanesse infinito, interminato. Vorrei che potessimo alla fine accordarci appunto intorno a ciò che ora vi comunico. Necessariamente il pensiero filosofico, se è tale e se non scimmiotta la poesia pensante, vuole raggiungere questo fine. La sua intenzione è questa.
e necessariamente, volente o no, nel perseguire questa sua intenzione, cioè di giungere ad una comprensione finita, ecco, siamo arrivati, abbiamo capito, se questa, ed è questa per forza, perché se no non è un'altra, cioè, se no si pasticcia, e nel voler giungere a questo, deve epochizzare, ridurre, sospendere, chiamatelo come volete, quegli elementi che per quale lì risensibilizzano il pensiero e che sono propri di questo movimento, di questo corpo, di questo timbro, di questa voce. Certo che tale riduzione dell'elemento corporeo o sensibile del pensare non è mai perfetta, lo sappiamo. Sappiamo, la fenomenologia contemporanea ha ben spiegato appunto come non possa essere un pensiero puro. Ma mentre la poesia non persegue il fine, della interpretazione dell'erotico definita, perché per sua proprio la sua intenzione invece è quella appunto di suscitare sempre nuove comprensioni, e questa non può essere l'intenzionalità del pensiero filosofico. Anzi, l'intenzionalità del pensiero filosofico è esattamente opposta. La destinazione del pensiero filosofico è esattamente quella di dover giungere ad una comprensione univoca di ciò che esso dice. Per questo della poesia appunto può esserci solo erloteo. Allora ci comprendiamo anche perché della poesia possa essere, della dictum possa essere solo erloteo, e di quella parola che è propria della poesia, che esplicitamente ricorda Andenken la dictum. La interpretazione segue, obbedisce al senso infinito della poesia alla dictum. Infinito è anche l'approssimarsi del pensiero filosofico alla dictum, ma esso ha luogo, questo approssimarsi, attraverso idee che debbono poter essere viste, considerate e comprese a priori dal tono, dal timbro, dal corpo del linguaggio. Devono poter essere considerate anche in sé, devono poter essere considerate anche in una lettura silenziosa. Tema fondamentale del passaggio dalla lettura ad alta voce, che implica il verso, che si avvicina necessariamente al canto, alla lettura silenziosa. Per noi è naturale questo, invece è una grande trasformazione culturale che avviene tra terzo e quarto secolo. Prima parlavano ad alta voce, prima leggevano ad alta voce, si leggeva sempre ad alta voce. Comincia con la vera e propria teologia e con la filosofia. No, questa lettura, i testi dei grandi filosofi greci venivano recitati. Questo elemento di oralità che si è perduto. Ecco, rimane il vero problema. Il vero problema che la poesia solleva nei confronti, o che la poesia solleva nei confronti del pensare, e che è presente in Heidegger. Io lo sviluppo di nuovo a modo mio, ma insomma è un elemento che riprendo da lui, insomma, e dalla riflessione intorno ai suoi scritti. E qual è il vero problema che la poesia impone al pensare? È questo, lo dico breve perché l'ho fatta già troppo lunga. Il filosofo sa la differenza, sa da Platone, sa da sempre, sa la differenza tra onoma e topon. Nel Cratilo Platone dice che onoma viene al tono, ma nello stesso metodo dice viene, ma nel momento stesso si indica la differenza. Viene, proviene. Cioè onoma, il nome, viene dal ton, l'ente, ma proviene
e si distacca, è una provenienza che distacca, perché nello stesso tempo si sa che l'onoma non è la cosa. E allora il tema, il problema che la poesia, nella sua concretezza, nella sua determinatezza, impone al pensare è sempre di nuovo questo. E cioè sapere sentire, che il linguaggio ha una relazione con la cosa che il pensiero non può esprimere. Perché nel momento stesso che Platone indica quella radice di onoma in ton, dice che l'onoma non ha niente a che fare col ton. Ma noi tuttavia continuiamo a sentire questo, no? È un mistero. Noi continuiamo a sentire che le nostre parole hanno una relazione intima con la cosa, che non si esaurisce nell'aspetto funzionale della parola, per cui è al servizio della denominazione, che non riusciamo a essere soddisfatti di nessuna interpretazione puramente funzionalistica di questo rapporto. Sentiamo che c'è qualcosa di infinitamente più di un artificio nel rapporto tra la parola e la cosa, tra onoma e cosa. Rapporto che appunto nel Cratico Platone tratta quasi ironicamente, no? Ecco, non è questo che fa sentire. Non è questo che la poesia sente, che sa che il pensiero poetante, la poesia pensante sa e che impone come problema al pensiero filosofico. Nella poesia noi sentiamo che quel nome è davvero simbolizzato alla cosa. Questo Heidegger l'ha trattato in particolare nella sua Erotica di Rilke, no? Nella sua logica soprattutto delle Guinesi. Noi sentiamo, la poesia costantemente ci fa sentire questo, ma non è un sentire sentimentale, è un sentire che si impone al pensiero, perché il problema del rapporto tra il nome e l'ente è un problema che continuamente si ripropone al pensiero. La poesia è un pathos logos, per la singolarità della cosa, cui risponde Antwort, questa parola unica. Quando diciamo in questa poesia nessuna parola è sostituibile, non puoi toccare quella parola. Ancora Orazio dice: non puoi toccare nulla la poesia, non puoi toccare un'unghia della poesia, se non vuoi rovinare l'intento. Allora c'è che questa unicità della parola per indicare quella cosa. Non è questo che ci fa sentire la poesia. Per dire quella cosa poteva esistere solo quella parola, nessun'altra. Ma questo è un problema per il pensiero, un colossale problema per il pensiero. Come mai si dà questo? Come mai si dà una dimensione, diciamola pure, la dictum, o ciò che è verso la dictum, o il poeta verso la dictum? Questa è una dimensione in cui noi avvertiamo così intensamente, così direi inappellabilmente questo, che il nome ha un rapporto essenziale di affinità con la cosa. Che fa diventare questa parola della poesia, no? Che fa diventare la materia della parola simile al vetro, dice Florensky, il grande teologo, filosofo e scienziato russo, fa diventare la materia della parola simile al vetro, la rende trasparente e così la manifesta un sguardo. Nella poesia questo avviene. La materia della parola, il corpo della parola diventa simile al vetro, rende la cosa manifesta allo sguardo. È proprio la cosa. Ecco, hai veramente detto dictare la cosa. Non è così, è artificio. E la poesia contemporanea sente intensamente di non riuscire più a dire così la cosa. Questo è l'elemento tragico della poesia contemporanea. E tuttavia, nel momento stesso che la poesia più tragica e contemporanea manifesta
che non riesce più a dire con questa trasparenza, che non riesce più a rendere così la materia della parola così simile al vetro, ma è tutto opaco, no? Tutto opaco, come di nuovo in Beckett, no? Questa opacità, e io questa opacità del colore, no, Beckett e Bacon. Nel momento stesso che dice questo, dice anche questa origine, dice anche ciò che è stato perduto, manifesta il perduto, che è questo, che è questo. Manifesta il perduto, manifesta di quando, tra virgolette quando, si sapeva la poesia, si gustava la poesia, si sapeva la poesia come l'affermarsi di quella affinità straordinaria, straordinaria, perché nella prosa nulla di tutto ciò di straordinaria tra parola e cosa. Ecco, questo problema che la poesia pensante costantemente solleva può essere avvicinato soltanto, proprio come Heidegger voleva, da un pensiero portante. Grazie. Ha restaurato Heidegger, nel senso che c'è un Heidegger di senso comune che dice una serie di cose di superficie auratiche, ma invece Cacciari ha avuto la forza intellettuale di restaurare un Heidegger. Poi, nella seconda parte, dimostrare come Heidegger, con il suo apparato, in realtà sulla poesia concreta, poesia realmente esistente, in realtà Zitti non riesca. Terza parte della conferenza è Cacciari, è il suo pensiero. Terza parte della conferenza è il suo pensiero. Quindi è ricchissima, no? Ricchissima, una quantità enorme di dimensioni tematiche. Quindi uno può interrogarsi su Heidegger, può interrogarsi sul modo in cui Heidegger, secondo me, riesce bene solo con Erdogan. Con Erdogan riesce proprio bene. Con gli altri, a me, pare che riesca meno. E poi il pensiero di Cacciari, che in ultima analisi vede la poesia, diciamo, gli ultimi due citati sono nella pittura Bacon e nella poesia, teatro, letteratura Bacon. Questi sono i due punti, i due punti focali, che sono però, secondo l'analisi di Cacciari, io sono perfettamente d'accordo con lui, che sono estranei, sono esterni, sono del tutto esterni alla esperienza di Heidegger. E non di Hegel. E non di Hegel, perché la morte della forma romantica dell'arte, dove romantica non vuol dire la poesia romantica, vuol dire l'arte che è sostanziale, che ha sostanza. Che è verità. È verità. Quando tu dicevi alla fine il nome e la cosa, bene, è la sostanza. Hegel è la sostanza, cioè un'arte che parla della sostanza, mentre l'arte contemporanea, quello se non riesce più a parlare della sostanza. E tuttavia in Heidegger si trova questo apparato teorico fondamentale che a me pare, non vorrei, ma non è vero, fare una grandiosa invenzione di metafora, una straordinaria invenzione metaforica, cioè questa filosofia come una incredibile invenzione metaforica, che non è definitrice di nulla, se non della produzione delle proprie grandiose metafore. Io la percepisco, non è negativo questo giudizio, non è affatto negativo, perché saper produrre metafore è saper produrre pensiero, non è che si produce metafore in un senso banale, per cui c'è una verità, poi uno dice la metafora e cambia la cosa, cambia il modo di dire la cosa stessa, ma metafora è pensiero, non è semantico. Io ho percepito così il lavoro di Massimo e gli sono gratissimo, perché dietro tutto questo c'è un impegno, questo credo di poter, indirizzato proprio a noi. Questa,
conferenza è proprio pensata per farla accadere qui con noi, pensata assieme. A noi che di questo sono profondamente riconoscente. Grazie. Abbiamo un quarto d'ora, se qualcuno ha da chiedere qualche cosa. Una domanda, chiamiamola di natura filosofica, non sono addetto ai lavori. Una curiosità e una domanda di carattere storico. La domanda filosofica è, in fondo, il pensiero che ci ha illustrato non è una cosmogonia, è una riflessione approfondita su dei temi fondamentali, ma mi pare ha un rapporto anche, per non andare al neoplatonismo, con la cosmogonia giovannea, cioè in principio era il verbo e il verbo era Dio e poi Dio si è fatto carne, eccetera eccetera. Ecco, domando se questo ricorso, questa memoria è sensata oppure è completamente arbitraria. La curiosità, mi è capitato a Salisburgo di vedere non programmata l'opera Capriccio di Richard Strauss. Mi sono accorto solo dopo che Richard Strauss non fa intervalli, io non conosco il tedesco, l'opera è durata 5 ore. Alla fine mi sembrava di capire, era molto bella, dopo le prime 2 ore è diventato bello. Tutto il dramma e tutta la poetica di quest'opera verteva sulla dialettica fra musica e testo, quindi fra forse pensiero e canto. Chiedo se c'è una qualche relazione, perché l'epoca dovrebbe essere più o meno coeva. Domanda storica invece, soprattutto quando è arrivato alla volontà e alla ripresa nicciana della volontà di potenza, ci sono state strumentalizzazioni e relazioni tra il nazismo e chiamiamolo il pensiero nazista e Heidegger. Grazie. Se il rapporto tra parole e cose è un rapporto essenziale, che cosa si è perduto quando la poesia contemporanea, il poeta contemporaneo si misura, si sperimenta e soffre quell'afasia di cui parlava lei prima? Che cosa si è perduto e perché si è perduto? Perché il dire diventa opaco? Hai ragione, cioè, l'anima metaforizza sempre, diceva tutti. Chiaro, anche il lavoro del concetto è nel trasporre un termine nell'altro, nel tentare di approssimarli, di accomunarli, che cos'è? Non è una metafora. L'anima metaforizza sempre. E questo fa anche, a volte in modo preciso, attraverso quella precisione del pensare per me è irrinunciabile, per cui io la mia intenzione è rivolta ad una, aggiunge ad una comprensione univoca. E certissimamente questa non è l'intenzione del poeta. Il poeta è suscitare interpretazione, suscitare ricerca, suscitare. In questo senso il poeta fonda. Heidegger lo individua, poi non. Secondo me Heidegger proprio non ha, direi proprio l'attenzione anche filologica, critica necessaria a aggiungere, a comprendere la determinatezza del fatto dell'artificio poetico. Tuttavia ci dà delle indicazioni fondamentali per capire, come ho cercato di mostrare, la differenza tra prosa, verso, eccetera, eccetera. Quindi indicazioni fondamentali, ma che rimangono quasi sempre da questo punto di vista indicazioni di metodo rispetto poi ad acchiappare la poesia, a vedere il quadro, no? Molte volte sono anche grandi cadute evidenti di gusto nella,
quando guardo un quadro, quando leggi una poesia. E d'altra parte questo è poi. Ecco, l'unico grande filosofo che veramente è straordinario da questo punto di vista, cioè che non ne sbaglia una neanche come critico, diciamo, è Hegel. Quello è veramente formidabile, no? L'estetica di Hegel. Però Heidegger riconosce questo, nota che lo riconosce con grande onestà. È la grande estetica dell'Occidente, quella di Hegel per Heidegger, lo riconosce esplicitamente. E soprattutto nel Nietzsche lo riconosce. E riconosce in Diego il suo debito rispetto all'estetica hegeliana. Quindi qui non siamo di fronte, come nel caso di Vico, di una certa tradizione dell'umanesimo, di quello che io amo chiamare l'umanesimo tragico italiano, da Alberti a Machiavelli a Leopardi, eccetera, eccetera, di fronte a un fenomeno di ignoranza. Tutt'altro. Riconosce l'importanza. Ecco, allora, questo mi collega immediatamente all'ultima domanda. Ecco, che cosa vede Hegel sostanzialmente? Al di là del suo inquadramento sistematico, ma vede un fatto essenziale, vede che l'arte, proprio il proprio dell'arte contemporanea, vorrei dire, dimentica intenzionalmente quel timbro della verità come vale Haidt, come vale custodire, conservare, rammemorare sempre, ma in questo rammemorare è evidente che è necessaria la grande forma. È perché nella poesia, come la intende Heidegger, vi è la poesia che incessantemente tende a farsi dictum, a ricordare l'archilingua, ma vedete la poderosità di questo apparato, appunto, no? I grandi canti, i grandi inni eterniani, no? O la poesia tutta pensante e quasi filosoficamente organizzata delle luminesi, che puoi davvero anche tradurre in una sorta di saggio filosofico. Ma che cosa vede Hegel? Vede che attraverso il gioco dell'ironia romantica e la crisi dell'ironia romantica è proprio questo l'aspetto che via via caratterizza sempre più l'arte contemporanea. E non lo vede necessariamente in negativo, dice, va bene, lì, non è più lì la verità, non è più lì la verità, non è più Wahrheit lì. Quello è la forma in cui si mostra, in questo senso intesa la morte dell'arte, che è stata costantemente travisata. Quella è la forma in cui nel contemporaneo si farà memoria costante della morte. Della morte. Questa è la morte dell'arte. La morte dell'arte non è intesa come l'arte, che non c'è più arte, ma Hegel non ha mai detto questa stupidaggine. Ha detto che l'arte diventa l'arte del morire. L'arte diventa la forma in cui va in crisi l'idea di verità, che viene salvata, pare di nuovo, dalla filosofia. E che se tu vuoi avere a che fare con la verità, devi fare il filosofo. Questo vuol dire che l'arte non ha più senso, un senso enorme, enorme, perché il filosofo, che spinozianamente ha a che fare solo con la vita, ma deve costantemente misurarsi alla forma del morire, della morte, se ha a che fare costantemente con la vita, se no non sarebbe neanche vita se non ci fosse la contraddizione della forma del morire. Questa dialettica, che è essenzialmente hegeliana, non c'è in Heidegger. Di quale filosofia bisogna? Una filosofia che ci riconduce alla realtà, una filosofia che riporta la dimensione dialogica platonica, cioè una filosofia dove c'è il contraddittorio, dove si riesce ad intervenire. Il gesprek di Heidegger non è questa contraddizione che mette Hegel, proprio una contraddizione tra la dictum, il dire della dictum e il dire che è il dire filosofico. Il gesprek di Heidegger alla fine assume un significato, sì, certo, il gesprek è sempre aperto alla possibilità del naufragio, ovvio, ma in sé, quando non nato, il Gespräch è un eragnis, un coappartenersi. Invece non è così il Gespräch hegeliano. Il Gespräch hegeliano alla fine assume veramente una tonalità tragica.
E l'ultima forma dell'arte per Hegel, profeticamente, qual è l'ultima? È il comico. L'ironia. No, no, l'ironia è quella romantica che ancora mette in campo l'io e la potenza dell'io. Ma alla fine la dimensione propria dell'arte sarà il comico, dice, tornerà Aristofane. L'arte che mostra che cosa? Il dissolversi di ogni ethos, il dissolversi del dialogo in fraintendersi. Quello sarà la dimensione propria dell'arte. Il comico. Ma è profetico questo, perché io non esco perché è bello. È veramente profetico, cioè l'estetica italiana è veramente profetica. Io direi di lasciarci qui. Invece no, un'ultima battuta su musica testo, perché è molto importante il discorso. Chiaramente non c'entra niente con il logos. Lì un logos più formato di quello è Theos. L'archilingua è divina, ma nel senso del das Heilige per Heidegger, cioè caos, è la possibilità pura, l'aprirsi, invece lì è logos, è teos, ed è presso Dio, eccetera, eccetera, cioè è un elemento assolutamente, direbbe Heidegger, è caratterizzato ontoteologicamente, quel logos di Giovanni. Lui quando parla di divino iniziale è come spiega proprio nell'interpretazione di un canto di un inno di una poesia di Hölderlin, è das Heilige che per lui diventa sinonimo di caos etimologicamente, ecco, l'apertura, lo sbadiglio morale nel cui aperto tutti i possibili giocano. Quindi qualcosa che non ha assolutamente nulla a che vedere, qualsiasi interpretazione di carattere teologico a fondo cristiano eccetera di Heidegger è totalmente fuori quadro, totalmente secondo me. Vabbè, non ci sono altro pari di mai. Musica testo, certo, è importantissimo quell'osservazione. In Heidegger ha un'importanza fondamentale attraverso Nietzsche il ripensare al rapporto in Wagner e poi anche nella tradizione wagneriana successiva, che bene o male giunge fino a Schoenberg, del rapporto musica-testo, cioè la parola che deve essere costantemente consumata nel canto, ma rimane parola, attenzione, proprio il presupposto wagneriano è il fondamentale dell'osservazione che lei ha fatto, perché sicuramente in Heidegger risuona questo problema. Originariamente la dictum è questo appartenesse originario di parola e canto, dove i due devono avvenire insieme, appartenersi insieme. È davvero Wagner. Però perché non cita Wagner? Perché ovviamente eredita completamente Nietzsche, e la critica di Nietzsche è che questo è Radnis in Wagner di parola e canto, alla fine privilegia che cosa? La narrazione, la prosa, questo è Nietzsche dice questo, no? Poi Wagner sei diventato prosa, perché la tua è una grande narrazione mitologica, è un grande mito in cui la parola prosa, la parola prosaica, prevarica sulla dimensione del canto e sulla dimensione della musica. Che viene prima, certo. Che viene prima, che è fondante della stessa parola. Benissimo, ringraziamo ancora.